Si è tenuta nei giorni scorsi la scena stampa organizzata da Renato Rocco, giornalista e direttore responsabile della Buona Tavola Magazine, dedicata allo chef Giuseppe Auricchio, che da qualche tempo è il maestro culinario del ristorante Ravida Resort a Pompei. Chef Giuseppe è un leader esperto e creativo nella preparazione e presentazione di piatti, con una vasta conoscenza delle tecniche culinarie ed una capacità unica di creare esperienze gastronomiche memorabili. Un'oasi culinaria dove l'esperienza gastronomica raggiunge nuove vette sotto la guida di un maestro della cucina. Giuseppe Auricchio, classe 1986, 19 anni di esperienza, oggi ci presenta la sua cucina. Sì, oggi io vi presento la mia cucina, è fatta di tradizioni, è fatta di innovazioni, è fatta di esperienza. Perché esperienza? Perché per me il cliente che si siede a tavola si deve crearsi quell'atmosfera a tavola. Ogni cibo, ogni prodotto e ogni preparazione che io faccio, voglio che il cliente sia... Ma la fonte di ispirazione del tuo lavoro, qual è stata? Te la ricordi dopo 19 anni? A me ricordo una sola persona, perché mi ha veramente indotto in questo mestiere, è mia nonna, che grazie a mia nonna che mi ha reso, cioè, anzi regalato i suoi doni, quelli di saper cucinare, di stare seduto su quella sedia e di fare tipo la genovese, le polpette o addirittura, perdonatemi il dialetto, le pacchetelle, quelle là di melanzane dorate e fritte. Quindi la nonna come tradizione e fonte di ispirazione, ma le tecniche culinarie però poi ce le hai messe tu. Sì, ma quali sono? Puoi svelare qualcosa? Sì, le tecniche culinarie le ho apprese col tempo, ovviamente facendo tantissime esperienze in tutta Italia, dove lì mi sono formato tantissimo, è al Buco di Sorrento, una stella Michelin con Peppe Aversa. E lì mi sono formato realmente, perché lì la cucina è presa seriamente. E quindi da lì ho capito che la cucina per me è diventata da lì un'ossessione proprio. Da lì l'ossessione che mi travolgeva talmente tanto, sono andato a fare delle gare gastronomiche, andando anche ai mondiali, vincendo una medaglia d'argento. Quindi di esperienza ce n'è, ne dovremmo fare ancora tant'altra. Quindi tanta esperienza, tante sfide, ma c'è qualcosa, c'è una di quelle sfide che proprio ti è rimasta un po' nel cuore, nella mente, che difficilmente dimenticherai? Sì, solo una, che su 123 persone io ho fatto il secondo all'Internazionale d'Italia. Talmente che ero contento, ho pianto. Quindi quella non me la dimenticherò mai, proprio perché è anche il piatto che ho portato, è un salmone ripieno al cuore morbido di Visello, quindi è qualcosa di straordinario. Insomma, quelle sfide che non si dimenticano. Mai. Il cibo racconta, il cibo vuole dire qualcosa, no? Un po' ci svela anche, rappresenta anche un po' il nostro carattere. E con il cibo, con gli ingredienti che tu utilizzi, che cosa vuoi lasciare e restituire al pubblico che ti segue? Allora, io voglio restituire ciò che mi hanno dato, cioè quella parte della sensibilità dei prodotti. Mi hanno insegnato il valore di ogni ingrediente, mi hanno fatto capire che ad ogni tecnica c'è un risultato. Quindi io, da questa mia cucina, voglio dare ai miei clienti il mio sapere e tutto ciò che ho imparato in questi anni.
insomma, oggi si parla non solo di ingredienti, no? È un discorso a 360 gradi che conclude poi un piatto, è una filosofia, una tradizione, un insieme di tante cose, però gli ingredienti sono comunque alla base del tuo lavoro. Qual è l'ingrediente che non deve mai mancare? Poi ti lascio, te lo prometto. Allora, l'ingrediente che a me non deve mai mancare sono gli agrumi, soprattutto il limone. Vi dico una piccola cosa, mi sono sposato e quindi tutto ciò che ho fatto solo e soltanto a tema agrumi. Quindi per me il limone, arancio, cedro, lime, mandarino, mandarancio per me è alla base di ogni cosa, di ogni prodotto, di ogni piatto. Quindi troverete sempre una parte agrumata nei miei piatti. Che insomma gli agrumi poi sono una parte importante del nostro territorio. Quanto ti ci ritrovi tu? Mi ritrovo tantissimo perché la mia maggior esperienza l'ho fatta sulla penisola sorrentina, dove lì il limone è veramente è come una fonte di ispirazione, soprattutto anche come Amalfi, e lì di agrumi ce ne sono. Un altro tipo di cucina che mi piace è quella siciliana, che ovviamente ci sono le arance, quindi ovviamente mi ispiro soprattutto a queste, diciamo, due regioni. Un luogo dove l'arte culinaria si fonde con l'ospitalità di lusso, dove ogni piatto è sinfonia di sapori attentamente orchestrata dal talento e dalla creatività del nostro chef Giuseppe Auricchio. Ogni piatto diventa un viaggio sensoriale, dove i sapori freschi e gli ingredienti locali si uniscono per creare esperienze indimenticabili. Al Ravida Resort si gode di questa cucina, dove esplorare un mondo di gusti e piaceri si fondono alle scenografie interne ed esterne del Ravida. Ravida Restaurant, chef Giuseppe Auricchio, tradizione e innovazione. Ma ci troviamo, cominciamo a dire, in un luogo incantato. Siamo alle porte di Pompei, perciò tra il santuario e quella che è l'area archeologica più importante d'Italia, ma la più importante del mondo. 3 milioni di visitatori all'anno. Da questa tradizione millenaria, lo chef Auricchio e il Ravida Restaurant prendono spunto, per cui i piatti sanno di territorio, c'è il carciofo di Schito, ma c'è anche logicamente il pesce delle nostri golfo, ma c'è anche qualcosa dell'entroterra, perciò si pesca anche all'interno con la cipolla del Presidi Slow Food. Una cucina di territorio, una cucina di tradizione, ma anche, se vogliamo chiamarla, anche di innovazione. Perciò un luogo dove poter stare bene, in quanto c'è un bellissimo parco arboreo, un bellissimo giardino, perciò sia all'interno con dei confortevoli ambienti, ma anche soprattutto d'estate e in primavera con il piacere della frescura. Abbiamo visto e anche assaggiato un piatto che sicuramente richiama il nostro territorio, perché è sia pesce che agrumi, il salmone agrumato. Come definiresti, tu che sei un tecnico, questo blend, se vogliamo chiamarlo così, di agrumi abbinato al salmone con un'esplosione incredibile? Sì, è un piatto bilanciato, perché alla fine, voglio dire, con l'affumicatura del salmone veniva bilanciata da quella che era la parte anche del carciofo, la parte dell'amaro dell'oliva, ed era abbinato con un pane anch'esso cotto sulla cenere, per cui anche quello aveva un sapore di affumicato, perciò le due affumicature, quella del salmone e quella del pane, ben si sposavano.
prima sono stata un attimo nelle cucine, insomma, ho avuto il piacere di poter entrare e sbirciare e vedevo che lo chef stava preparando una montanara con della genovese. Insomma, continua questa tradizione ma con un'innovazione pazzesca. Sì, perché è una genovese slow food. Slow food sappiamo che tutela quelli che sono i piccoli presidi, e per cui una genovese che ha tre presidi slow food come Cipolla, quella di Vatolla che è nel Cilentano, c'è quella beneventana di Airola e poi c'è quella di Alife del Casertano. Anche lo stesso olio che viene utilizzato è di slow food e si termina con un sedano di Gesualdo, anch'esso presidio slow food, per cui quello che è il buono, il pulito e il giusto è sicuramente una delle filosofie ricercate in questo locale. E così, in una serata che ha deliziato i palati ed incantato gli ospiti, abbiamo avuto l'onore di scoprire il cuore e l'anima di questo talentuoso chef. La dedizione alla sua arte, la passione per i sapori e l'amore per l'ospitalità hanno reso questa esperienza culinaria indimenticabile. Viaggi di gusto e tradizioni, realizzate grazie alla preparazione e all'esperienza, ma anche al suo spirito generoso. Grazie chef, ci hai regalato un'esperienza enogastronomica che rimarrà nei nostri cuori per sempre.